Snooky Hookums, Snooky Hookums. All day long they talk like babies. She's his jelly, jelly roll. He's her sugar, ogre bowl. There's the way they bill and call Pookie Wool. Cose, piango senza alcun motivo, bevo bevande dannose e mi chiedo perché son vivo. Siamo qui perché abbiamo appena cominciato questo esperimento alcolico che si chiama Alcoholic Marathon. Vogliamo così vedere che cosa succede ai nostri corpi se esageriamo con l'alcol prima di suonare un concerto. Sai, c'è questo cliché, no, dei musicisti che salgono sul palco totalmente ubriachi. Ecco, noi vorremmo prendere questa iniziativa, diciamo, e analizzarla in maniera scientifica. Non useremo macchine, verremo trasportati, verremo controllati da persone sobrie. Sappiamo gli effetti, diciamo, esilaranti dell'alcol e vogliamo testarli su di noi. Diamo il via all'esperimento alcolico. Perché sì. Per la scienza, Questa società ama tanto chiacchierar. Società, bla bla bla, chiacchierar, bla bla bla. Dunque, in realtà questo esperimento scientifico è molto difficile perché bisogna raggiungere il perfetto livello di ubriachezza. Mi spiego. Se si sta un gradino sotto il livello di ubriachezza che non fa capire niente, si tende a o a smosciarsi oppure a fingere, quindi a dire ah, adesso faccio finta che sono ubriaco, e quella è una cosa patetica e ridicola. Se invece si sta un gradino sopra il livello di ubriachezza, si rischia di stare male e quindi non si riesce più a suonare, interagire, c'è la cosiddetta presa a male. E per questo questo esperimento scientifico ha un grande valore anche didattico per le generazioni a venire che vogliono cercare di gestire l'ubriachezza. Alcoholic Marathon è stata un'idea venuta fuori con Matteo, che eravamo ubriachi ovviamente. Ma più stretto. Cioè, secondo te perché la gente piace? Esatto. Che piace alla gente, che piace. Gente gli piace bere e quindi automaticamente gli piace vedere un'atmosfera più informale piuttosto che formale. No, posso dire la mia così. Perché la gente vuole vedere gli altri in situazioni estreme. Ah, estreme quindi. Esatto. Non è come in fuori. Vediamo, io non lo farei mai, non mi ubriacherei mai così tanto da salire sul palco ubriaco senza controllo. Vediamo gli altri. Secondo me è una commissione delle due cose, secondo me. Si va a mangiare, Diego ha detto sì. No! Io ho detto no! No! Sono scaricato troppo. No! Con calma. Mi fa schifo quello che penso, però non è giusto, non ha senso sperare di migliorare e vivere per farsi male. Io faccio quello che posso, di più proprio non si può. E basta piangersi addosso, in cielo esploderò. Aspetta, mi sto mettendo a piangere. Era un evento. Lo so, lo sanno tutti che fine farò, ma voi
in realtà, fra tutti quanti, credo che sia io sia l'unico che non vede niente di scientifico in quello che stiamo facendo. Cioè io lo vedo come, aia, io la vedo come l'ennesima occasione buona per porre le mie labbra verso un bicchiere ricco di alcol. Mi dici che tu non mi vuoi perché sorrido a tutte, concedimi le tue labbra morbide, voglio soltanto te. Quello che voglio dire è riuscire a... Siamo molto contenti di fare questo concerto che non ha una cosa, però noi facciamo le cose anche senza l'alcol, perché noi non siamo dei feticisti dell'alcol, vogliamo soltanto rappresentare tutte le possibilità che si possono fare senza l'alcol o con l'alcol. Quindi ragazzi, se voi siete qua è perché ritenete possibili tutte le opportunità, e quindi se qualcuno tiene fuori il cazzo del... E l'alcol! E viva le cose! Ah! Morire è uguale! L'importante è fare degli acuti che abbiano senso! Cosa? È il tuo microfono, scusa. Cinema, facciamo freddi a volontà. Io mi diverto e anche tu, però lo ammetto, vorrei di più. Vado, ma sono e tu non ce ne stai. Un applauso ai bravi. Le portate da bene. È molto morta, perché non è come lei, data. E lei è una ragazza per bene, allora. Fale, continua. Motocicletta, moto ci abbigava. Cado a pezzi, ho cercato aiuto online. Ogni tanto vorrei prender fuoco, dissolvermi in aria. Tu credi nell'anima? A dimmi Gianni Morandi cosa? No, chi era il presidente? Guarda che tu metti like a tutte le stronzate che mette Gianni Morandi. Secondo noi, vedere delle persone che non riescono più a connettere niente su un palco, secondo noi è qualcosa di interessante. Se il cielo fosse un blef,
ciò che vorrei non c'è. Quando avrò tempo guarderò indietro, ora sprofondo in me. Wanna get higher! Che figo! Ricominciamo. Cut it out, cut it out. They cry for goodness sake. Don't care.